Le linee ucraine di difesa sono in grande crisi lungo tutto il fronte, mancano armi e uomini e il morale è parecchio giù. Ma la notizia importante di oggi è l'ordine di Putin di avviare esercitazioni all'uso di armi nucleari tattiche. Saranno coinvolte la Marina di Mosca e le truppe di base vicino all'Ucraina. Il Cremlino vuole verificare se i soldati sul campo di battaglia sono in grado di utilizzare le armi nucleari tattiche costituite da ordigni atomici con un relativamente basso potere distruttivo. È la risposta alle affermazioni occidentali sull'invio di truppe in Ucraina, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Peskov, riferendosi al presidente francese Macron, che non esclude di mandare militari in Ucraina. In Italia, invece, gli esponenti del governo bocciano l'invio di nostri soldati a Kiev. Ancora Peskov definisce infondata la notizia diffusa dal Financial Times, che accusa la Russia di preparare attentati dinamitardi e incendiari a infrastrutture europee. La tensione è altissima. L'aggressione russa all'Ucraina, il conflitto israelo-palestinese, il terrorismo internazionale mai sopito pongono le sfide più complesse dalla guerra fredda, afferma il capo di Stato Maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, dal prossimo gennaio 34esimo presidente del Comitato Militare della NATO.